L'esigenza di avere un colore più chiaro rispetto al colore di base è la richiesta maggiore che ci fanno le clienti, soprattutto quelle che si applicano il colore in autonomia a casa. C'è da sapere però che un colore artificiale non ha la capacità di schiarire un altro colore artificiale. Colori artificiali, quelli che si trovano comunemente dai parrucchieri, nelle profumerie, sono colori che hanno la capacità sì di schiarire, ma un colore naturale, un altro colore artificiale, non è possibile schiarirlo. Vi faccio un esempio. Se abbiamo in casa un muro con un colore grigio scuro e vogliamo passare del bianco sopra, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sgrattare, portarlo all'intonaco naturale. Fatto ciò, passiamo il colore bianco. Ecco, con i capelli dobbiamo fare allo stesso modo. Una volta che abbiamo passato un colore artificiale sui capelli, dobbiamo sgrattare. In gergo si dice decappare. Una volta che abbiamo decappato, possiamo di nuovo mettere un altro colore artificiale. Dobbiamo tener presente che per colorare i capelli bisogna anche sapere un pochino, dico solo un pochino, di chimica e di colorimetria. Quindi il mio consiglio è, se volete colorare i capelli, affidatevi a delle mani esperte. E non per forza deve essere il tuo parrucchiere, ma deve essere un professionista del colore, comunemente chiamato colorista. Quindi il mio consiglio è, affidati a mani esperte. Se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici, metti un like, commentalo giù e mi raccomando, seguimi sul mio canale YouTube. See you!